Ho sentito molto di te. Dicono che sei bella. E brava. Essere bravi in questo lavoro non è una cosa positiva. Che cosa fai? Ti metto alla prova, come tu hai fatto con me. Si fidano? So fingere bene, Max. Ci stanno guardando. Su, baciami. Quante possibilità abbiamo? 60%, 40% di morire. Te l'avevo detto che sarebbero venuti, no, Max? È un gioco. Un test. Si sa, no, che alcune star di Hollywood hanno atteggiamenti un pochino insopportabili, capricciose, violenti, raconde, viziate. La grandezza nell'interpretazione va un po' di pari passo con la maestosità del loro ego. Ma vi assicuro che da alcuni attori non mi sarei mai aspettata questo tipo di comportamento, perché li vediamo sempre belli e simpatici sullo schermo e invece la realtà è tutta un'altra cosa. Ecco, per voi una piccola classifica di attori più temuti da colleghi e registi. E partiamo con un insospettabile, veramente, Jennifer Aniston, l'incarnazione della simpatica e molto socievole ragazza americana. Del tutto inaspettate le rivelazioni di un membro dello staff di Friends, che ha raccontato di come l'attrice fosse invece asociale e antipatica all'epoca. L'insider spiega che durante la pausa pranzo, mentre tutti i membri del cast mangiavano insieme, Jennifer se ne andava da tutt'altra parte in privato. L'avresti mai detto? Poi Edward Norton, noto sia per le sue interpretazioni impeccabili che gli hanno portato 3 nomination agli Oscar per Scheggi di paura, American History X e Birdman, ma anche per il suo grande impegno nelle azioni umanitarie e ambientaliste, è altrettanto noto a Hollywood per il suo carattere difficile e un'esagerata presunzione nei confronti dei colleghi. Pare sia proprio per il suo caratteraccio che la Marvel abbia deciso di sostituirlo per il ruolo di Hulk. Edward, ti devi dare una regolata. Un altro attore non particolarmente amato dai colleghi e dagli addetti ai lavori che si sono ritrovati sul set con lui è Russell Crowe. L'hanno definito come una persona che, diciamo, facilmente si lascia andare a scatti d'ira. E pensare che sullo schermo interpreta sempre personaggi molto positivi, magari a volte un po' violenti come nel Gladiatore o in Robin Hood, ma sempre per una giusta causa, positivi. In realtà pare invece che basti una banalità per farlo diventare aggressivo, mannaggia. E chiudiamo con un'attrice dalla quale io non me lo sarei proprio mai aspettata. Sorriso enorme, sincero, bella, fresca. Julia Roberts, sì. La cattiva fama dell'attrice è legata a un momento ben preciso, durante le riprese di Hook, Capitano Uncino, il film diretto da Steven Spielberg nel 91. Ecco, sul set ci furono diversi contrasti tra lei, che interpretava Campanellino, e il regista. All'epoca la star faceva uso di droghe e stava passando un periodo non semplice per la rottura con Kiefer Sutherland. Mamma mia, che delusione. Avevate già sospetti o già sapevate voi? Fatemi sapere cosa ne pensate e vi aspetto al prossimo video. Ciao ciao!